Tortino di carciofi e patate con fonduta di formaggio. Uno sfizioso tortino di carciofi e patate con fonduta di formaggio è un ottimo piatto per una cena speciale. Gli ingredienti semplici e genuini, uniti alla cremosità della fonduta, regalano a questo piatto un sapore unico e irresistibile. La preparazione non è complessa ma richiede un po' di tempo per pulire i carciofi e per cuocerli con le patate. Gli ingredienti necessari sono 4 carciofi, 4 patate, 150 g di formaggio fontina, mezza cipolla, un spicchio d'aglio, prezzemolo, olio extravergine d'oliva, sale e pepe QB. Inizia pulendo i carciofi, eliminando le foglie più dure e la barba interna. Taglia i carciofi a spicchi e mettili in una ciotola con acqua e succo di limone, per evitare che anneriscano. In una padella, scalda un po' d'olio extravergine d'oliva e aggiungi un trito di cipolla, aglio e prezzemolo. Aggiungi i carciofi e le patate, precedentemente sbucciate e tagliate a cubetti. Condisci con sale e pepe e lascia cuocere per circa 20 minuti. Nel frattempo, grattugia il formaggio fontina e mettilo in un pentolino a scaldare sul fuoco basso. Aggiungi un po' di latte e mescola bene, fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Una volta cotte le patate e i carciofi, assembla il tortino in una pirofila, ungendola con un po' di olio extravergine d'oliva. Versa la fonduta di formaggio sulla superficie del tortino e cuoci in forno a 200 gradi centigradi per circa 15 minuti. Servilo caldo e buon appetito!